Giuri di dire la verità. La verità non si dice, si fa. È questione di buona volontà. La verità va prima cercata e conosciuta. Non posso esservi d'aiuto. Io l'ho solo vissuto. Il tuo nome e cognome. Mi chiamo Jean. Cognome non ne ho. La tua età. Mia madre non lo sa se ho 18 o 19 anni. La scuola frequentata. Nessuna. Sono analfabeta. Non so leggere e scrivere il mio nome, né studiare oppure far di conto, ma so guardare attentamente il mondo. So tessere, falciare, so pulire. Imparo ogni lavoro se lo vedo. A memoria so il Pater, l'Ave e il Credo. Ti ritieni una buona credente? Se non per grazia non potrei far nulla. E ti credi in grazia in questo istante? Se non ci sono, mi ci metta Dio. E se ci sono, mi mantenga. Io ho fatto tutto quanto per comando suo. E senza il suo volere, nulla. Un mezzogiorno d'estate, io ero nel campo di mio padre. Venne una voce e si fece luce. Ci fu un chiarore intorno, come se fosse spuntato un altro giorno. La voce disse che dovevo andare a liberare una città e poi incoronare il re di Francia Reims in cattedrale. Sentivi anche altre parole? Parole d'amore. Innamorarsi di Dio è più rischioso di ogni altra cosa, ma meraviglioso. E quel mattino io sono partita. Avessi avuto 100 padri e madri, sarei andata consumando i piedi fino al ginocchio. Anche fossi stata la figlia del re, sarei saltata in groppa a quel cavallo. Mantello, spada, un cavallo in dono. Ma perché un abito da uomo? Era da uomo il lavoro da fare. Ma nessun uomo ne aveva il cuore. Tutti bravi a parole. Mentre intorno il demonio raccoglieva anime e il mondo si guastava. La gente odia sinceramente il male, ma è troppo stanca per mettersi a lottare, troppo stanca anche per amare. Col passare del tempo io mi sentivo inutile, complice del male, a non far nulla mi sentivo vile. Io ero nata per il pane e il latte. Dio mi ha chiamata con il vino e il sangue, nata nei campi con l'erba e le stelle, cresciuta tra incendi e guerre. Dio mi ha preso con la sua mano, come un piccolo pezzo di carbone, tolto vivo dal fuoco del camino e gettato in mezzo alle fascine a incendiare i campi e le colline. Ha preso la mia vita, ha preso tutto. Perciò non sono un albero da frutto, non sono grano, fiore e neppure l'ombra di una foresta. Sono soltanto un ramo da catasta per attizzare il fuoco quanto basta. Il fuoco è feroce. Senza di lui non ci sarebbe luce. È questo che dice la tua voce? Non avere timore del domani. Prendi il coraggio a due mani e a due mani prega per averlo. Stai salda e non aver paura come una pietra ferma nelle mura. E in questa guerra Dio da che parte sta? In cielo. In terra. Ma in questo istante è qua. Ma Dio dov'è per te? In croce. Nel Cristo crocifisso tutto è scritto. Ci siamo tutti quanti in quella morte. Alla notte si chiudono le porte delle chiese, si chiude anche il Vangelo. Ma le sue braccia in croce non saranno chiuse fino all'ultima goccia di dolore, all'ultimo respiro dell'ultimo uomo sulla terra, fino al più lontano. È lui che fa di ciascuno un buon cristiano. Sai che non posso cambiare la sentenza. L'innocenza è la più alta forma di sapienza. Come la pelle della lepre bianca è pronta ad accogliere la neve, così questa mia breve carne è pronta anche a morire. Non la neve ti attende, ma il fuoco. La via del dolore fa paura, ma è più sicura per arrivare a Dio. Hai torto, ti mancherà il conforto di Dio, perdono e sacramenti. Ciò che mi muove infatti è una mancanza, che ha un nome bellissimo, speranza. Dammi il tuo corpo, Dio,
e prendi il mio e togli la tristezza dell'addio. Dammi una croce in alto per vederti e un cavallo di fuoco per seguirti.